Creare innovazione mettendo sempre l'uomo al centro. È da questa filosofia che nasce la soluzione Olivetti per la dematerializzazione dei documenti che devono essere firmati. Ecco perché è la soluzione leader in Europa ed è già stata adottata da grandi banche e assicurazioni, dalla pubblica amministrazione, da società di servizi e anche da moltissime aziende che ne possono sfruttare tutti i vantaggi. Questa soluzione è estremamente flessibile e si adatta sia ad uno scenario di ufficio o filiale, sia ad uno scenario in mobilità, nel quale il documento può essere firmato utilizzando un mobile tablet. Si applica con successo sia alle reti di vendita per la firma dei contratti, sia alle strutture operative, quando per collaudi, verifiche o per l'attestazione degli interventi è richiesta una firma. Olivetti Signature Toolkit è conforme agli standard internazionali per garantire la validità legale del documento e la sua integrità nel tempo. Utilizza le funzionalità della suite COFAX, Sign, Doc, SDK per l'acquisizione, la gestione e la cifratura del dato biometrico. La Banca Popolare di Sondrio è una delle organizzazioni che l'hanno adottata. La Banca Popolare di Sondrio è una banca popolare fondata nel 1871, banca popolare di nome di fatto noi amiamo dire perché è una banca che fa della presenza sul territorio, della vicinanza alle famiglie e alle piccole e medie imprese le sue caratteristiche distintive. Oggi conta 350 dipendenze, controlla una banca di diritto elvetico che è la Banca Popolare di Sondrio Suisse, che giova dire è una delle banche estere con più estensione del territorio elvetico. Per noi, che siamo banca al centro delle Alpi, come ci amiamo definire, il risparmio della carta vuol dire anche risparmio di alberi. La digitalizzazione ad origine dei documenti va nel solco di una tradizione, di un'attenzione all'ambiente che la banca ha sempre avuto. Il processo di dematerializzazione dei contabili di sportello per noi copre la fase di input e di output della procedura sportello, in forma vengono acquisiti con firma elettronica avanzata automaticamente, vengono archiviati quindi anche automaticamente e ha un ritorno, diciamo, sull'investimento che noi abbiamo misurato sui 12 mesi. È un progetto che non si ferma qui, oggi abbiamo la dematerializzazione del contabile di sportello che domani può estendersi alla dematerializzazione di altri tipi di documenti che definiscono la relazione col cliente, quali possono essere le operatività in titoli, ma anche tutto quello che è il rapporto di contrattualistica. Avremo una gradualità nella definizione di queste estensioni. E la scelta della tavoletta di firma grafometrica è andata nella direzione di adottare una tavoletta che possa essere abilitante anche alla firma e alla sottoscrizione di un contratto, la cui necessità di lettura, compressione, scorrimento fosse idonea. In questo senso abbiamo pensato che una tavoletta da 10 pollici sarebbe stata meglio rispondente a queste esigenze. Le prime prove fatte, le prime considerazioni fatte ci danno ragione sul fatto che questa può essere una dimensione ottimale per la possibilità dell'utente di comprendere i contenuti anche di un contratto, delle clausole contrattuali, di apporre non solo delle firme e il fatto di aver cercato di creare un'applicazione che ripetesse i gesti usuali che il cliente svolgeva quando aveva il documento cartaceo ha ridotto, diciamo, il senso di impatto sulla clientela. Direi che nel complesso possiamo dire che c'è stata un'accettazione positiva del sistema. Non vedo una grossa differenza fra pubblico giovane e pubblico meno giovane e i vantaggi che ne hai sul complessivo processo e sulla ricerca dei documenti è veramente impagabile.